Confartigianato mette in mostra la qualità manifatturiera delle piccole imprese made in Italy. Torna la Convention Categorie, Confartigianato con le imprese che vivono nell'occhio del ciclone. L'autotrasporto italiano pronto alla class action contro il cartello dei produttori di camion. Buone notizie per le imprese, gli incentivi per l'assunzione di giovani NEET sono stati estesi a tutto il 2019. Confartigianato Cuneo lancia il progetto Creatori di eccellenza nel cibo. Buongiorno, bentornati all'appuntamento settimanale del TG di Confartigianato. Il 2019 inizia con un calendario fitto di appuntamenti fieristici per le imprese di Confartigianato, con alcune importanti novità. Sentiamo quali nel servizio di Lorenza Manessi. Inizio d'anno pieno di appuntamenti fieristici per le imprese di Confartigianato. In Italia e all'estero, la Confederazione ha organizzato per il 2019 un'intensa attività di promozione e di partecipazione ai più importanti eventi ed esposizioni dell'eccellenza manifatturiera Made in Italy. Ce n'è per tutti i settori, dalla moda all'arredamento, dalla meccanica all'alimentare. Le vetrine dove le imprese potranno esporre i loro prodotti sono in tutto il mondo, da Parigi, con Maison Auger, che si conclude in questi giorni, a Tokyo e New York, che ospiteranno Interior Lifestyle, fino a Dubai e Miami per Italian Luxury Interiors. Tanti gli appuntamenti anche in Italia, con una novità per il 2019. Confartigianato ha infatti siglato un accordo quadro con Fiera Milano per promuovere la partecipazione degli imprenditori associati a 4 manifestazioni di livello internazionale. Parliamo di OMI, dedicata alla casa e al lifestyle, che si svolge dal 25 al 28 gennaio. A inizio aprile sarà la volta di Sposa Italia, fiera degli abiti e accessori per la sposa e per il wedding. Dal 6 al 9 maggio dominerà la scena Tutto Food, mentre dal 18 al 22 ottobre sarà il turno di Host, dedicata alla ristorazione e all'accoglienza. 4 occasioni di visibilità e di business per le imprese di Confartigianato, la cui partecipazione, grazie all'accordo firmato dalla Confederazione, godrà di particolari condizioni di favore. Sempre a Milano, riflettori puntati sulla moda. Grazie alla collaborazione con il Salone White, dal 22 al 25 febbraio sarà il momento delle collezioni donna e Confartigianato porterà sulle passerelle il nuovo progetto Daily Loose, dedicato alle imprese a valore artigiano. Parliamo di capi d'abbigliamento e accessori che incrociano la ricercatezza estetica con la facile portabilità. Da Milano ci si sposta a Parma con Mexpe, il salone della meccanica e della subfornitura in programma dal 28 al 30 marzo, che anche quest'anno vedrà protagoniste le imprese riunite nel villaggio Confartigianato. Insomma, grazie alla Confederazione e a Confexport, società di sistema che gestisce le attività di internazionalizzazione, per gli artigiani e per le piccole imprese c'è soltanto l'imbarazzo della scelta per decidere dove mettersi in mostra e promuovere l'eccellenza della manifattura italiana. Dal 31 gennaio al 1 febbraio, l'hotel Barceló Aran Mantegna di Roma ospiterà la tradizionale convention delle categorie di Confartigianato. L'appuntamento annuale con il variegato mondo dell'artigianato italiano, tra le opportunità offerte dalla tecnologia digitale e i rischi dei mercati comunitari e internazionali. Nell'occhio del ciclone è il titolo scelto per l'edizione di quest'anno, che ospiterà focus, dibattiti e approfondimenti su tutte le categorie artigiane. Come annunciato a fine ottobre, Confartigianato Trasporti è pronta alla class action delle imprese associate che sono finite nelle trame dei produttori di veicoli pesanti, condannati dall'Unione Europea per aver creato un cartello di mercato finalizzato all'aumento dei prezzi. Ce ne parla Fabrizio Cassieri. Il 25 ottobre scorso a Roma, Confartigianato Trasporti e gli avvocati di Omni Bridgeway avevano annunciato l'inizio di una class action contro i produttori di veicoli pesanti, condannati dall'Unione Europea per aver creato un vero e proprio cartello per aumentare i prezzi dei mezzi superiori a 6 tonnellate, un rincaro in media del 15%. Oggi vi è la grande opportunità, grazie all'azione messa in campo da Confartigianato Trasporti insieme ad una fondazione di diritto olandese, di recuperare quel sovrapprezzo. Quindi intendiamo cogliere questa opportunità e dare agli autotrasportatori la possibilità di recuperare il maltolto. Il 16 luglio 2016, infatti, la Commissione europea ha sanzionato i principali produttori di autocarri per aver creato un cartello finalizzato a far lievitare i prezzi dei veicoli, a danno, ovviamente, dei consumatori di tutta Europa.
Per questa azione collettiva di risarcimento, Confartigianato ha scelto un partner prestigioso, il fondo Omni Bridgeway, specializzato nel contenzioso antitrust a livello internazionale e scelto per la difesa dei diritti dei propri associati davanti al Tribunale di Amsterdam, il più attento in Europa su questo tipo di risarcimenti. Abbiamo avuto l'opportunità di creare una piattaforma ad hoc per l'inserimento dei dati aziendali che permetterà appunto in sede di giudizio di accertare se effettivamente i veicoli di queste imprese sono stati oggetto della vessazione subita dalle imprese. Un decreto direttoriale dell'ANPAL ha prorogato a tutto il 2019 i termini per usufruire dell'incentivo occupazione NEET, riservato alle assunzioni a tempo indeterminato o con apprendistato professionale di giovani che hanno aderito al programma Garanzia Giovani e che hanno tra i 16 e i 29 anni d'età. Oltre ad estendere la durata dell'incentivo, il decreto ha aumentato la dotazione finanziaria del progetto, con 160 milioni di euro a disposizione delle imprese. Confartigianato Cuneo dedica il 2019 ai creatori d'eccellenza nel cibo, con un progetto e un marchio presentati il 9 gennaio. Testimonial d'eccezione il giornalista e critico gastronomico Edoardo Raspelli. Ce ne parla Lorenza Manessi. È un viaggio indimenticabile tra i sapori della provincia di Cuneo, quello proposto da Confartigianato che dedica il 2019 ai creatori d'eccellenza nel cibo. Un viaggio che è iniziato il 9 gennaio nel capoluogo piemontese con l'evento di lancio del progetto Creatori d'eccellenza. Presenti autorità, giornalisti, esponenti del mondo economico, i vertici di Confartigianato, tra i quali il presidente di Confartigianato Imprese Giorgio Merletti e i 12 ristoratori che animeranno le numerose iniziative promozionali dell'associazione legate al progetto. Al 2019 Confartigianato Cuneo ha affidato il compito di narrare l'alta qualità gastronomica della provincia, rappresentata da 12 piatti unici creati da altrettanti cuochi, i quali per tutto l'anno ospiteranno a turno la cena con il cuoco, con un menù particolare che sottolinea il valore dell'artigianalità nella trasformazione degli alimenti. Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Cuneo, spiega gli obiettivi dell'iniziativa. Noi riteniamo che il cuoco rappresenti al meglio quello che vuol dire con le proprie mani creare un prodotto, in questo caso un prodotto di eccellenza che fa riscoprire attraverso i prodotti del territorio quel saper fare, quella manualità che rende grande questo territorio e che quindi attraverso questo progetto ci permetterà anche di aiutare, se ancora ce n'è bisogno, un turismo enogastronomico basato sul saper fare, sulle eccellenze, su quei cuochi che sposano quel valore artigiano che noi attraverso questa serata abbiamo voluto ancora, diciamo, omaggiare e rendere più grande di quello che già è. Due le iniziative editoriali di Confartigianato legate al progetto, un calendario di raffinata fattura che cadenza i mesi con foto artistiche dei 12 piatti e una guida che racconta tappa dopo tappa un viaggio avvincente tra cucina, territorio e artigianalità di eccellenza. A sostegno del progetto, Confartigianato Cuneo ha realizzato anche il marchio di qualità Creatori d'eccellenza. Entusiasta dell'iniziativa di Confartigianato Cuneo, il presidente Giorgio Merletti. Noi a livello nazionale abbiamo declinato in un sistema più ampio a valore artigiano, è la stessa identica cosa, è una bellissima scommessa, vogliamo anche cambiare dei parametri, oggi chi partendo dai prodotti della terra li trasforma è un artigiano. Testimonial d'eccezione dell'evento Edoardo Raspelli, giornalista e critico gastronomico di fama internazionale. La cosa che contraddistingue la regione e la provincia è proprio il poter ritrovare sempre o quasi sempre i prodotti del territorio. Il cuoco o ristoratore, o meglio ancora il cuoco ristoratore che è il massimo, deve valorizzare il territorio e le tradizioni. Per me è molto importante la qualità della materia prima, il gusto della materia prima. Milano, 22 e 25 febbraio 2019, White Women's Collection. Le imprese della moda di Confartigianato partecipano al Salone Internazionale del Fashion Contemporaneo con il progetto loro dedicato Daily Lose. Siamo arrivati, come sempre, a vedere qual è il numero scoperto dai nostri amici dell'Ufficio Studi nella rubrica Il Numero della Settimana. 8. Sono i miliardi di euro di valore delle esportazioni realizzate nell'ultimo anno dalle piccole imprese italiane nel Regno Unito.
Bene, è tutto. L'appuntamento, come sempre, è per lunedì prossimo sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Buona settimana e buon lavoro.